Senti, ma tu ci vivi anche qui dentro? Cosa vuole? 1400 euro. Infatti è folle inseguire la leggerezza in questo momento, però forse è anche l'unica arma sottovalutata poi da molti per resistere agli urti della vita. Parlo per i personaggi, insomma, tutti abbastanza borderline che fanno parte di questo film. Comunque è un film di Carlo, quindi la poetica e lo sguardo suo sono gli stessi, al servizio però di una storia che nei suoi desideri voleva essenzialmente, prevalentemente far divertire. Non è che hai mai visto questa sedia tu? Vorremmo comprare la sedia. Pagare? Quanto pagare? 50 euro, via. Eh? 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 100. Poi niente. 300? Raggi ride. Cazzo ride. Beh, dentro c'è una promessa che non si sa se sia reale o no, quindi comunque sono personaggi che non hanno nulla da perdere, quindi ci provano a trovare questo tesoro che poi non ti dico se sarà trovato o no. Vive il conflitto della sua persona, da una parte è vero, un uomo di fede, dall'altra parte è comunque un uomo, quindi è fatto di carne ed è un peccatore. Quindi vive questa sua contraddizione alla ricerca di questo tesoro che può in qualche modo salvarlo, quantomeno nella vita terrena, e arriverà al culmine di questa ricerca trovando anche lui qualcosa che, se non è felicità, gli assomiglia in qualche modo, ecco. Quante? E voi? Ho chiesto prima io, comunque. Mi dispiace, è un segreto. E allora è un segreto anche il nostro. Ecco. Ma lei lo sa quanti bambini muoiono di fame ogni giorno nel mondo? No. Tantissimi. C'entra lo sguardo di Carlo sui personaggi manca, secondo me. È uno sguardo che non è mai razzista, come posso dire, non guarda i personaggi dall'alto in basso, ma soffre e scherza insieme a loro. Ecco.